Bella a tutti ragazzi, sono il vostro Master Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video tutorial. Un tutorial che durerà sì e no 2 minuti ragazzi. Questo perché? Perché è un tutorial molto semplice. Praticamente in questo tutorial vi mostrerò come portare Antarnet all'ultima versione, ossia dalla 3.0 in poi. Allora, prima cosa ragazzi, andate su Steam, perché per avere Antarnet dovete avere per forza Steam. Andate su Antarnet, ossia appunto tra i vostri giochi scegliete Antarnet, cliccate qui, proprietà, andate sulla beta. Come potete vedere io ho questa preview, public test branch, voi non ce l'avrete. Voi dovete inserire qui il codice che vi lascio sotto in descrizione, quindi come sempre guardate la descrizione, farete controlla codice e a questo punto voi troverete così. Quando avrete messo il codice, troverete aggiunto preview public test branch. Fate chiudi, poi come fate a capire se sta andando? Troverete qui nei vostri download che c'è bisogno di un aggiornamento di Antarnet. Qui entrate qui, dove vi uscirà la solita figurina e dite che deve scaricare l'aggiornamento e poi aprite Antarnet. Dopo questo, ragazzi, non cambia nulla, adesso vi aprirò Antarnet per vedere com'è cambiato. Per farvi vedere come è cambiato appunto, perché hanno cambiato graficamente un po' tutto, vedete anche l'home. Vediamo un po' se carica, magari entro oggi, non domani. Ecco qui, Antarnet ha caricato. Appunto, quindi dopo che avete visto che è cambiato molto Antarnet, comunque dopo aver fatto tutti i processi vi dovrebbe aprire Antarnet tranquillamente aggiornato. Quindi niente ragazzi, dopo questo mini tutorial in cui volevo farvi vedere cosa, in che modo, scusate, potete aggiornare Antarnet, vi lascio. Quindi se il tutorial vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un mi piace, commentate, condividetelo se lo volete far sapere a qualche vostro amico e se siete nuovi iscrivetevi. Bella a tutti, ciao!